Ciao ragazzi, AD 6 novembre 2020. Siamo nel pieno della raccolta delle fragole, ovviamente. Quando arriva questa stagione, per i territori di San Giovanni Lupatotto, Raldon, Buttapietra e circondario, è come se in realtà cominciasse una nuova primavera, perché le fragole autunnali, da circa una quarantina d'anni a questa parte, sono diventate un simbolo, una caratteristica, una tipicità di questo lembo della pianura veronese, di questa fascia medio pianeggiante che incorpora un saper fare che arriva da lontano. Qui un tempo c'erano stalle, c'erano coltivazioni tipiche, poi è arrivato l'intensivo e sono arrivate queste fragole che hanno consentito una trasformazione del panorama agricolo locale e un indotto molto importante per lo sviluppo occupazionale in questi territori. Quanto sono diventate importanti le fragole autunnali per voi, Mario? Allora, per un'azienda agricola che fa fragole, per me è un 70% dell'annata. Addirittura più sì, di quelle... Sì, più di quelle primaverili. Ma più, come mai? Perché primo la capacità di raccogliere in una maniera meno stressante, meno pressante, con la manodopera e con poca manodopera fai. Secondo, anche la parte soldi, presso e commercializzazione. Cioè non ci sono i problemi che c'è, anche la temperatura stessa aiuta. Primo, avere un prodotto molto buono, sano e bello. Rispetto alla primavera, che è buono sì, però non come l'autunno, perché la differenza è lo scambio di temperatura, notte e giorno. L'escursione termica, che lì di notte, perché se si assaggia una fragola adesso, è eccezionale, è più buona di un gelato con tutti gli ingredienti dentro. Comunque l'autunno per me, nella mia azienda, l'autunno è sempre stato importante, ma adesso in questo momento è più importante di tutto quell'altro che faccio peperoni, meloni, faccio un po' certo. Di tutto. Ad aprile, quando stava per cominciare la stagione di raccolta primaverile, mi sono sentito con i fragolicoltori di questa zona. C'era molta preoccupazione, soprattutto perché non arrivavano le persone che raccoglievano, soprattutto dall'est europeo, persone fidelizzate che ogni anno venivano qui, quindi sapevano come si svolgeva il lavoro ed erano un riferimento sicuro per loro, per i produttori. Ma l'impossibilità degli spostamenti rendeva veramente grave la situazione, perché si rischiava che i raccolti rimanessero per l'appunto sul campo. Allora cosa hanno fatto loro? Hanno deciso di arrangiarsi, i produttori hanno deciso di fare da soli e hanno cominciato a chiamare a raccolta quanti volessero lavorare qui, e i risultati sono stati veramente significativi, perché da un lato si è dato lavoro a persone del posto, dall'altro c'è stata la riscoperta della manualità nel lavoro a terra, con tutti i risvolti anche, diciamo, morali che questo può comportare. A marzo, quando non arrivavano più le persone dalla Romania o dalla Polonia che facevano parte della squadra tipo che arrivavano dai fragolicoltori, ci siamo attivati cercando tramite il portale Facebook persone interessate a venire a lavorare per la raccolta delle fragole. E si sono palesate tantissime persone delle più disparate attività lavorative. C'erano disoccupati, cassa integrati che ovviamente non potevano accedere perché sennò perdevano la cassa integrazione, e dopo tantissimi settori che erano chiusi, quindi da centri estetici, attività professionisti, insomma professionisti legati al turismo, e comunque a tantissimi disoccupati. La maggior parte, se posso dire, il 99% comunque erano costituiti da italiani della zona. C'è stata una riscoperta, cioè voglio dire, la necessità fa riscoprire anche lavori che vengono considerati, bisogna sottolinearlo, marginali o non adatti? Diciamo che più che marginali non sono conosciuti, quindi venivano un po' anche alla sprovvista della tipologia di lavoro, per cui prima di metterli in contatto con i fragolicoltori davo delle indicazioni sugli orari di lavoro, insomma la faticosità e quant'altro. Qualcuno si è ritirato perché magari non si aspettava, diciamo, un tipo di lavoro, o comunque ha riconosciuto di non essere così all'altezza, perché nonostante sia semplicemente, tra virgolette, raccogliere le fragole, ci vuole una certa manualità. Altri invece devo dire che si sono anche appassionati e hanno riscoperto un bel lavoro, insomma, perché comunque diciamo che
per quanto si possa contestare una paga che per la, cioè viene indicata come una paga bassa, ma in realtà a fine mese costituiva una paga di tutto rispetto, perché va dai 1.200 ai 1.500 in base anche alle ore di lavoro. Certo. Per cui un lavoro del tutto dignitoso. Possiamo dire che questa cosa, questa vostra iniziativa di stimolare la domanda interna di lavoro, non dico vi ha salvati, però ha contribuito quantomeno a non farvi perdere ancora di più. Tantissimo, tantissimo, sì sì, perché comunque si è ridotto, diciamo, anche la raccolta, perché comunque non c'era una riduzione di export, però è stata una grossa mano, insomma, ai fregolicoltori, che si vedevano abbastanza allarmati del fatto di non avere la propria manodopera tradizionale. Certo. Qui siete stati quelli che hanno avuto l'intuizione circa una quarantina di anni fa di cominciare a coltivare anche d'autunno. Sì. È riconosciuta questo sforzo, questo impegno, anche questo genio che avete avuto? Allora, non è stato riconosciuto all'inizio, forse perché era una nicchia, poi diventando un po' di più è stato un po' abbandonato. Perché? Perché manca la pubblicità, manca la conoscenza. Tu parli con un amico che abita a 200 metri, non sa neanche che produciamo le fragole. Come ho nuovi operai, con la scusa che quest'anno c'è stato il problema del Covid, mancanza di manodopera, abbiamo assunto più gente locale, e quando vengono a raccogliere le fragole d'autunno, ma come, non ce le aspettavamo le fragole d'autunno? Eppure sono 40 anni. Eppure le 40 anni. Ma quanti siete a produrle in autunno? In autunno, dunque, che sarà una trentina di aziende, 30-40 aziende. C'è un quintalato ipotetico? Sì, sì, fai conti che saranno 4-5 mila quintali, anche di più. Come mai c'è questa difficoltà di penetrazione commerciale? Allora, in parte manca un marketing del prodotto, diciamo che non è non fa tanto parte della cultura di questo mondo imprenditoriale. Dopo, d'altra parte, manca anche l'appoggio, magari anche di chi può fare marketing territoriale a livello amministrativo, politico in generale, ma insomma, certo, molto in generale questo. E dopo c'è da dire che ci sono purtroppo i grossi gruppi di distribuzione che vanno a scegliere altri tipi di fragole provenienti dalla Francia, dal Marocco, quando il prodotto locale è di altissima qualità. Ma dove si trovano queste fragole? Perché qualcuno dice che si fa fatica. Sì, si trovano, basta chiederle. Dove andate a fare la spesa, chiedete il prodotto locale. Non dovete chiedere altro. Voglio le fragole della zona di Verona. Capito, ragazzi? Se davvero volete sostenere, aiutare la produzione locale, allora comprate locale, comprate italiano, comprate veronese in questo caso, come le fragole, e chiedetele le fragole di Verona. E adesso mi posso mia, allora, così sbeccolare, come si dice? Eh no, bisogna mantenere le distanze. Va bene, vo al supermercato. Maledetto Covid.